Salve a tutti ragazzi e finalmente ben ritrovati con questo nuovo episodio della carriera. Io francamente non so perché dica sempre finalmente, però tipo uno scioglilingua, no? Cioè se non dico finalmente devo ricominciare il video. Comunque, siamo tornati con il 38esimo episodio, può essere? Lo scoprirete leggendo il titolo. E siamo in classifica, messi comunque in maniera simpatica, nel senso che siamo a 7 punti dalla prima, che è il Milan, a più 1 dalla terza, che è la Juventus, e noi siamo secondi. Dobbiamo portarci molto avanti con il calendario, infatti finiremo il mercato di gennaio. Sarà un episodio molto importante, molto lungo, penso, anche perché comunque ci sarà il derby, l'abbiamo giocato pochissime partite fa, Lazio-Roma, abbiamo perso, adesso avremo l'occasione già di redimerci provando a battere i nostri cuginetti in casa, e poi giocheremo insomma le altre 3 partite che vedete in grafica con Atalanta, Verona e Genoa. Tra l'altro 3 partite su 4 saranno lontano dall'Olimpico, e sono molto curioso di vedere all'opera il nostro Depay, che però penso che parta dalla panchina almeno nel primo tempo contro l'Atalanta, anche perché non vorrei far subito fuori Insigne e quindi magari dargli un'altra possibilità di 45 minuti, ma poi vedremo. Comunque signori, andiamo anche a pensare al nostro mercato, perché come vedete, come sapete, ho la necessità di rinforzarci, quindi sicuramente di scambiare Casares con Umtiti. Momentaneamente abbiamo questa trattativa in corso, ovvero quella di Samuel Umtiti, che sta valutando l'offerta. Dopodiché io andrei a fare anche un pensierino per Aubameyang, e quindi andrei a citofonare al Borussia Dortmund, però prima ci dovrà arrivare un'offerta per Higuain, altrimenti lo scambieremo. Vediamo comunque, cominciamo ad avanzare col calendario, arrivano subito dei messaggi dall'ufficio perché accetta Umtiti, e quindi altro acquisto molto importante, il premio di 100.000 euro per la Coppa Italia, partita spostata Verona-Roma di un giorno, magari ci hanno sorteggiato i quarti di Coppa Italia, ora andiamo a vedere. Comunque allora, abbiamo preso anche Umtiti, no non è vero, non abbiamo preso nessuno, perché non c'abbiamo una lira, porca puttana, non ci avevo pensato a questa cosa ragazzi. È un problema. Non abbiamo preso nessuno. Il problema è che neanche con lo stanziamento budget riusciremo a sistemare molto qualcosa. Quindi dobbiamo vendere. Dobbiamo necessariamente vendere. E allora, vediamo un po' chi vendere però. Il problema è che non so quanto poter far aspettare il Lione, e quindi potrebbe slittare l'arrivo di Umtiti. Ultima chance per Insigne con Memphis Depay, che freme in panchina, una sconfitta da vendicare per la Roma dopo il 3-0 passivo, ovviamente, dello scorso anno qui alla Tati Azzurri. Questa è Atalanta-Roma, i giallorossi alla ricerca della terza vittoria consecutiva, quarta se consideriamo anche la Coppa Italia, dopo un passaggio del turno molto sofferto contro il Chievo allo Stadio Olimpico. Una classifica che vede la Roma al terzo posto momentaneamente per la vittoria della Lazio, che ha superato i giallorossi ieri sera. Una Roma che esce quindi da un periodo molto complicato, sicuramente il più complicato dell'ultimo anno e mezzo, nel quale però ha avuto il merito di restare competitiva in tutte le competizioni appunto, quindi riuscendo a vincere addirittura il proprio girone di Champions League e qualificarsi agli ottavi, riuscire a tornare competitiva in campionato conquistando il secondo posto, anche se momentaneamente i biancocelesti hanno superato appunto, come dicevamo poco fa, e soprattutto a passare soffrendo molto, questo va detto, contro il Chievo ai quarti di Coppa Italia. Abbiamo visto in grafica la formazione dell'Atalanta, che scende in campo con un 4-3-3, quindi formazione a specchio rispetto a quella della Roma, che schiera questi uomini, e quindi il tridente inedito forse, o forse no, ma comunque che non vediamo tutti i giorni. In panchina, come detto, c'è Depay, che sicuramente vedremo nel secondo tempo, momentaneamente però fiducia a Lorenzo per quelli che potrebbero essere veramente in questa stagione i suoi ultimi minuti da titolare, perché non è detto che poi non giochi più ovviamente, però è importante che a giocare sia chi se lo merita. È tutto pronto per l'inizio di Atalanta-Roma, prima partita di questo episodio su 4 che voi vedrete, si parte con i giallorossi in possesso. Che la gira, palla che arriva di Higuain, quindi dentro per Herrera, bella azione della Roma, era la larga per Insigne, occhio Insigne che converge, lascia ancora il pallone ad Ander Herrera che si ostacola con Higuain, palla dentro per il pipita, Higuain in aria, col destro, che termina altissimo sopra la porta di Sportiello, contro la settimana scorsa contro la Fiorentina. Ora De Rossi manda Insigne, gran palla di De Rossi, Insigne può arrivarci, così è, poi riesce a passare con la magia su Masiello, Insigne riesce da fino in fondo, si accentra Insigne, che azione, Insigne in porta, mamma mia, sarebbe stato il gol più bello della stagione, Lorenzo Insigne, proprio lui,
nella partita più importante a livello personale. Sfiora l'Eurogol. Prende il fondo, cerca ancora spazio per crossare. Non lo molla Florenzi, il cross arriva lo stesso. Pericoloso! E arriva quasi il vantaggio dell'Atalanta con Carmona. Servizio per De Rossi, c'è Insigne dentro. Girato il pallone per lui, dentro subito per Higuain. Ha chiuso Canini, poi ancora Insigne se la riprende e poi la regala per Depay. Forza! Pallone dentro per Memphis. Occhio a Depay che punta, ancora Depay, poi il colpo di tacco per Uchan. Arriva dentro Depay, palla in mezzo tra lui e Higuain. Poi Tolò in apprensione, allontana. La rimessa è della Roma e penso sia l'ultima azione. Sul pallone Salah, c'è Florenzi che arriva, anche De Rossi. Palla per Daniele, ecco il cross che arriva. Secondo palo Cigarini, in calcio d'angolo. Allora attenzione, questa è l'ultima azione veramente della partita. Tutti dentro, è pronto Insigne. E qui il cross verso Maguire, colpo di testa verso Higuain, ma non c'è tempo. Anzi sì, perché c'è un fallo in attacco, pensavo fosse finita qui. C'è direttamente un fallo in attacco di Higuain che ha spinto Toloi. Quindi sul rinvio di Sportiello si chiuderà questa partita. E poi verso Manolas che colpisce, ancora per Insigne, non è ancora finita, attenzione. Poi sì, finisce così, quando la Roma stava pensando all'ultimo pallone buono, è 0-0, non c'è più tempo a Bergamo, purtroppo punteggio di parità che comunque ci può stare perché le due squadre hanno dato spettacolo, si sono affrontate a viso aperto, quindi in maniera anche equilibrata perché le occasioni sono state quasi le stesse, soprattutto perché venivi da una vittoria sì, ma dopo 120 minuti contro il Chievo e quindi... eri un po' sulle gambe. Comunque il Milan allunga in classifica. Adesso torniamo quarti perché ci trovano sia la Juventus che ha vinto il derby, sia la Lazio che ha giocato di sabato. E bisogna vendere per acquistare. Offerte per Insigne e per Politano. Attenzione, 30 milioni per Insigne. Però io dico di no perché comunque abbiamo già venduto Buffal per prendere Depay e resteremo senza trequartisti. Inoltre, se io vendessi adesso Insigne sarebbe una contraddizione clamorosa perché a parte che ha giocato bene contro l'Atalanta, ma poi ho fatto di tutto per prenderlo st'estate. Ed è vero che voi mi direte, potresti dar più spazio a Odegaard, però non mi sembra il mercato di gennaio, o almeno non mi sembra il momento adatto per cedere questo giocatore, quindi rifiuto offerta. E andiamo a vedere la seconda, che è per Politano in prestito, e quindi può senza problemi partire il nostro Matteo Politano, che non ha trovato per niente spazio nei primi 6 mesi di questa stagione. Quindi non arrivano particolari offerte, a parte quella per Insigne, ma soprattutto non arrivano particolari offerte che servono a noi, e quindi eventualmente Herrera o Higuain. Giocheremo con il Torino tra 3 giorni per i quarti di Coppa Italia. Emerson vuole giocare questa partita col Verona e penso proprio che ne avrà la possibilità. Andiamo a giocare al Bentegodi dopo il 3-2 ricevuto all'andata, e quindi anche questa è una partita da vincere per vendicare quella sconfitta. 4-2-3-1 per la formazione giallorossa con Dragoschi tra i pali, Wallace, Castan che torna a titolare, Maguire ed Emerson in difesa, centrocampo a 2 con Nainggolan e Saliucan, Salah, Insigne e Depay alle spalle di Gonzalo Higuain. Dunque si torna a questo modulo, proviamo dall'inizio dopo i 45 minuti, in particolare l'ultima mezz'ora, ecco, di Bergamo, e vediamo un po' come va. Con Depay che adesso è chiamato in causa a far bene dal primo minuto, Insigne che ha convinto nella trasferta di Bergamo, insomma tutto pronto. Ricordo che questa è la 20ª giornata del Giro di Boa, è cominciata Verona-Roma. Jankovic, Ionita, Torregrossa riesce a passare, poi allarga da Ionita che può scattare. Occhio a Ionita che entra nel rigore, molto defilato, deve assolutamente crossare al centro, non lo molla Wallace, il cross arriva lo stesso, Castan e poi Dragoschi su Siligardi. Grandissima occasione per il Verona, credo sia Siligardi, sì, era il numero 16, Siligardi, che occasione per l'Hellas, che è stata l'ultima squadra a segnarci più di un gol. Poi abbiamo preso gol a Cagliari, ma solo uno, e poi non abbiamo più subito gol in campionato. Bravo Maguire qui a tornare ancora una volta, e poi allarga per Memphis Depay, un solo minuto di recupero. Occhio a Depay che va via, è partito molto bene, poi serve Emerson, c'è dentro Insigne, servito, riesce a prendere posizione, Insigne che finisce giù, calcio di punizione per la Roma. Fallaccio da dietro, attenzione che adesso abbiamo anche un altro tiratore di punizioni che è Depay. E allora attenzione perché la palla se la posiziona proprio lui, proprio Memphis Depay. Un minuto di recupero, finirà su questa punizione il primo tempo. È pronto l'olandese, va Depay, traversa, poi il pallone verso Castan che la mette giù, Castan vuole calciare deviazione, Pisano la tiene lì. Che occasione per la Roma, Memphis Depay con il destro che si stampa sulla traversa e finisce il primo tempo. Ha fatto subito capire chi comanda questo pallone, poi lo offre a Romulo,
Attenzione a Romulo che serve Alfredson. L'apertura pericolosa. Ionita si inserisce. Ionita! Verona in vantaggio. Grande azione. Roma che si è fatta cogliere impreparata. Il guizzo di Ionita che è partito palla al piede. E poi l'ha messa alle spalle di Dragoschi. 1-0 per l'Hellas. Siamo all'ora di gioco. Adesso abbiamo mezz'ora per provarla a recuperare. Poi Torregrossa. Ionita che allarga per Juanito Gomez. Che prende subito campo. Castani in tackle. Saltato però dalla corsa del giocatore dell'Hellas, che poi la mette dentro col sinistro. 2-0. Ancora Torregrossa, come all'andata, punisce la Roma. Cross che è arrivato dalla sinistra. Ancora una volta Roma che si è fatta cogliere impreparata con i due centrali che non erano in posizione. Maghir che non ci è arrivato per Insigne. Poi Ucan dentro per Higuain. Attenzione che parte Salah. Parte Salah, la vede Higuain. Va là dentro per Mohamed. 2-1. Mohamed Salah ha fatto tutto bene. Si è buttato nello spazio. Bravo anche Higuain che ha aspettato il momento giusto. E poi bravo Momo a farla passare sopra Rafael con un tocco sotto leggerissimo. E rivediamo qui il replay. Riuscita ad alzarla molto bene. 2-1 al 71esimo. La Roma c'è. Jomber, Juanito, sopra Yen, ancora Juanito, può passare su Chan che non lo fa passare però, e poi Wallace, Roma che riparte ancora. In mezzo al campo c'è Nainggolan, c'è largo anche Depay, servito, occhio che parte Higuain, Depay appoggia molto bene per il Pivita, c'è ancora Depay a sinistra, servito bene da Higuain, Depay al cross che arriva Insigne, Salah si gira e poi si appoggia, attenzione che c'è Nainggolan solo, servito, Nainggolan può calciare in porta, deviazione, Depay, Rafael che ha preso! Rafael cosa ha preso su Depay? Non ci credo. Che cosa ha preso Rafael? Allargo per Depay. Insigne. Costretto a frenare Insigne. Roma ancora alla ricerca del varco per segnare un gol. Quantomeno per evitare la sconfitta. Nainggolan dentro ancora per Depay che la gira per Higuain. Rigore, Higuain per terra. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma. All'89esimo. Fallo su Higuain. Si infiamma la partita. Forza ragazzi, può cambiare tutto. È pronto il Pipita. Davanti a Rafael. Higuain frena. Parte Higuain. 2-2. La Roma non muore mai. Ed è un pareggio più che meritato dopo la traversa e il miracolo precedente. Entrambi su Depay. Entrambi per Depay. 2-2. Però finisce qui al Bentegodi. È 2-2. È successo tutto nel secondo tempo. Nel primo da segnalare solo la traversa di Depay. We'll be right back.